Ancora parliamo di Ucraina perché oggi a Roma, ma anche in altre città italiane, i cittadini ucraini sono scesi in piazza per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su quanto sta succedendo nel loro paese. Matteo Parlato li ha intervistati qui a Roma. Vediamo. Oggi qua per sostenere il mio popolo che adesso combatte sul barricate al Kiev, dove sono morte già 5 persone, almeno questi che lo sappiamo, perché ci sono un sacco di persone, già 6, perché ci sono pure un sacco di persone che sono sparite, proprio come in tempi di Pinochet in Cili, che non, io l'ho visto liste in Facebook strapiene di persone che sono sparite e non si trova nessuno. Si presume che hanno sequestrato forze dell'ordine tipo Berkut o magari pure ci sono. Berkut sono reparti speciali. Sono reparti speciali pure. Cioè, vabbè, non è una teoria, è già comunque una cosa certa che ci sono pure delinquenti che sono stati pagati dal governo del Yanukovych che lo fanno sto lavoro, cioè sequestrano le persone e ammazzano. Infatti, Secondo lei, l'Italia che cosa dovrebbe fare in questo momento per l'Ucraina? non solo l'Italia, credo che tutta l'Unione Europea deve fare qualche cosa, nel senso che deve spingere sul Yanukovych per finire questo massacro, perché purtroppo tutta l'Unione Europea sta zitto, cioè nessuno dice nulla. Voi vorreste venire in Europa, entrare in Europa come Ucraina? Credo di sì, perché abbiamo capito che cos'è l'Europa. Non vogliamo dittatura russa, perché è sempre violenza. La Russia vi vuole. L'Europa vi vuole o non vi vuole, secondo lei? Da una parte vi vuole, dall'altra parte secondo me ha paura di Russia, teme di Russia, secondo me.